Ormai da tantissimi anni abbiamo dei numeri importantissimi, ma non abbiamo soltanto numeri, abbiamo una qualità che sta crescendo a vista d'occhio, e abbiamo delle giovani importanti grazie al Club Italia e qualcuno in questa conferenza ha appena citato Elena Pietrini che è adesso instabile praticamente in rosa nella nazionale maggiore, ma non abbiamo soltanto la Elena che viene fuori dal Club Italia, abbiamo la Sara Far che bene già ha fatto nella prima VNL giocata in Polonia che sta continuando a crescere in maniera esponenziale, ma soprattutto abbiamo ancora tantissime ragazze di alto livello che sono ormai in ottica della nazionale maggiore e che ci danno una tranquillità e un ricambio sicuramente generazionale per il prossimo futuro, facendoci anche sperare in risultati ancora migliori di quelli che fino adesso abbiamo ottenuto. Ma come sempre io che sono stato per tanti anni presidente regionale del Veneto so cosa vuol dire organizzare queste manifestazioni e se riescono sono soltanto il frutto di un lavoro di squadra, fatto dalla federazione, dalle istituzioni e soprattutto dai tanti volontari che devono per forza dare una mano, perché altrimenti queste organizzazioni qua, proprio per la complessità, diventano difficili a portare a termine. Vicepresidente Bilato, bentornato in Calabria, bentornato a Vibo. Ma per me è sempre un piacere, ogni manifestazione credo non ho mai voluto mancare perché qua, come ho detto, è una bella terra, ci sono veramente delle persone, si respira veramente un clima di cordialità che è sempre, come dicevo, un piacere veramente venire qua.